una nuova legge per la polizia rurale, in ricordo di tutti i caduti militari, riattivato il conto corrente per i terremotati. Questa settimana il Consiglio regionale non si è riunito, ma si è intensificato il lavoro delle commissioni per esaminare l'assestamento di bilancio e il documento di economia e finanza regionale. La Commissione Ambiente ha poi approvato la nuova legge per la polizia rurale e, in congiunta con la Lavoro, ha svolto l'audizione degli assessori competenti sull'uso di fitofarmaci in agricoltura, sul deflusso minimo vitale dei corpi idrici e sulle captazioni estive. In sanità è proseguito l'esame della proposta di accorpamento delle ASL Torino 1 e Torino 2. In copertina! La Commissione Ambiente ha approvato all'unanimità, il 3 novembre, in sede legislativa, la nuova legge in materia di pianificazione comunale proposta dal Movimento 5 Stelle. Il provvedimento si propone di semplificare le procedure per la manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione, uniformando i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale. La legge prevede anche sanzioni amministrative per le violazioni, da un minimo di 150 a un massimo di 1.500 euro. In occasione della giornata di commemorazione dei defunti, il 2 novembre, il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato, in rappresentanza dell'Assemblea legislativa, alla cerimonia in ricordo di tutti i militari morti in Italia e all'estero. La cerimonia, durante la quale è stata deposta una corona di alloro, si è svolta in Piazza d'Armi, a Torino, davanti al Monumento ai Martiri di Nassiriya, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose della città. È stato riattivato il conto corrente per la raccolta fondi a favore delle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto, aperto lo scorso agosto per Amatrice. Il Consiglio regionale ha riavviato la rete di aiuti, attraverso cui i piemontesi possono compiere un gesto concreto di solidarietà e aiutare cittadini rimasti senza casa né lavoro a causa del sisma, che è tornato nei giorni scorsi a devastare l'Italia centrale.